È crescente la preoccupazione sul progressivo aumento delle disuguaglianze sociali e in salute, in particolare per quelle che conseguono a insufficienti opportunità di sviluppo precoce dei bambini, a partire dal concepimento e nei primi anni di vita. Noi dobbiamo fare qualcosa di più e di diverso nei servizi sanitari. Dobbiamo investire in prevenzione e promozione della salute. Dobbiamo raggiungere le famiglie, i nuclei che attualmente non sono raggiunti dai servizi, perché bisogna cercarli laddove sono, e bisogna soprattutto lavorare su quelli che sono i periodi più importanti della vita, cioè quelli che vanno dal concepimento al secondo o terzo anno di vita, perché in questo periodo si giocano delle partite fondamentali per quanto riguarda la salute e anche in generale il benessere, la prevenzione di moltissimi aspetti che vanno dallo sviluppo cognitivo alla sicurezza sociale e molte altre questioni. L'emergere di nuovi bisogni nelle attività di promozione e prevenzione rispetto a quelli tradizionali evidenzia che il progresso negli esiti di salute è tutt'altro che omogeneo, in particolare per i bambini, che gli investimenti nei primi anni di vita sono più efficaci per ridurre il gap socio-economico e i risultati degli studi sulle visite domiciliari hanno condotto alla rivalutazione di programmi basati sulle visite domiciliari che vengono oggi raccomandati da agenzie internazionali, esperti di salute pubblica e da associazioni professionali pediatriche. Le disuguaglianze continuano a essere un problema in tutta Europa e anche in Italia e nei paesi del Mediterraneo. Bisogna osservare che i paesi del Mediterraneo, l'Italia compresa, ha un livello di intensità delle disuguaglianze minore che il resto del paese, e a questo probabilmente non è estraneo il ruolo del servizio sanitario nazionale, dell'assistenza pubblica, che effettivamente sono in grado di moderare questo effetto. E qual è l'interesse del Ministero della Sanità? L'interesse è massimo, perché si parla e si decide di discutere di modelli di assistenza sanitaria innovativi che però, per quanto riguarda l'investimento sui bambini, lo scorso settimana al Comitato regionale OMS per la Regione Europea è stata approvata la strategia 2015-2020 sulla salute dei bambini. E questa iniziativa è assolutamente in linea con gli obiettivi che si vogliono raggiungere. È difficile però raccogliere risultati immediati, in quanto l'investimento sui bambini è un investimento a lungo termine, i risultati si vedono tra 20 anni, 30 anni. Allora questa occasione consente di condividere delle esperienze diverse e riuscire a capire come sta andando anche in altri contesti ed adattare e trovare la soluzione migliore e l'investimento più efficace, quindi sperando di trovare ottimi risultati tra 30 anni. La Regione e la nostra ULS sono da tempo molto impegnate sul campo del materno infantile. Quando abbiamo saputo a gennaio che c'è un rilancio della visita domiciliare a livello europeo, ci siamo sentiti molto coinvolti, anche perché c'è molto bisogno di interventi preventivi precoci, e uno di questi strumenti, attraverso anche la campagna Genitori Più, è di portare nelle case delle famiglie i suggerimenti e le attività preventive di cui loro hanno bisogno. Questa modalità è una modalità che è già stata sperimentata in altre parti di poche d'Italia e invece più ampiamente in giro per il mondo, ed si è dimostrata efficace nel ridurre il gap delle famiglie più, o anche delle madri sole, che sono più in difficoltà rispetto al resto della popolazione, e quindi è una cosa da valutare, perché ovviamente ha un costo nella sua praticabilità anche a Verona e in Veneto.